Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Doppia D e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo su Brawlhalla, un giochino fantastico. Ringrazio Ekront per avermi fatto avere la key del gioco, perché è una beta ragazzi, è già un pochino, mi sono informato, è già un pochino che è in beta e si può avere solamente tramite key, quindi ringrazio per l'appunto il nostro amico Ekront per averci fatto fornire questa key per questo giochino fantastico. Quindi ragazzi, io mi metterei subito all'opera. Ho già provato delle modalità, vi spiego brevemente in che cosa consiste. Praticamente noi possiamo scegliere il personaggio. Per adesso ci facciamo un single player. Facciamo versus boot. E per esempio questi sono i personaggi che insomma poi potremo andare a sbloccare. Adesso non ho capito tante dinamiche, comunque sia è ancora una beta ragazzi, quindi ci saranno sicuramente tante modifiche, è in continuo aggiornamento ed è veramente fantastico. Allora, praticamente questi sono i personaggi, se vedete qui dove sto puntando con la freccia ci sono tutte le varie dinamiche, per esempio c'è l'attacco, la velocità d'attacco, la difesa e la velocità del personaggio. E qui ci sono le armi, le due armi che è possibile, insomma, è possibile avere per questo tipo di personaggio. Io ne ho provati un po', ragazzi. Io per adesso uso Hattori, questa ninja qui, perché è la mia preferita, ha una velocità d'attacco veramente, insomma, molto alta, diciamo nella media. Non è potentissima come attacco. Ha una difesa abbastanza scarsa, però è veramente veloce come personaggio, mi piace tantissimo. Qui possiamo cambiargli il colore, sinceramente così blu mi piace parecchio. E qui ci sono alcune cose che bisogna sbloccare, però adesso non possiamo cambiare niente. Comunque sia, confermiamo. Ok. E niente, scegliamoci l'arena, facciamo Twilight Grove. Ok, e aspettiamo. Ci sono questi personaggi qua, sono fantastici. Allora, vedrete che... Allora, questo è il gioco praticamente. Questo sono io. Ok. E col mouse si combatte. Praticamente lo scopo è quello di mandare fuori dal campo i giocatori. E come potete vedere le armi ci arrivano, per esempio, ci arrivano dal cielo. Ci sono vari tipi di armi che sono disponibili. Tanto sto cercando di... Lì potete vedere... Aia. Allora, ci sono dei tasti abbastanza difficili effettivamente. Però, no, torna su. Oddio ragazzi, parlare è difficilissimo su questo giochino. È fantastico però. Allora, se vedete, vorrei un attimo spiegarvelo, se me ne danno modo, ecco per esempio. Vai via. Andate via. Per esempio qui su ci sono le armi che arrivano. Ci sono anche per esempio le bombe. A volte arrivano le bombe. Guardate lì, l'attacco ninja, oddio. Mi hanno mandato via. Malissimo, comunque sia. Abbiamo dei punti, cosa sto facendo? Stavo guardando i punti, no. Ci hanno mandato via di nuovo. Male. Allora, adesso dobbiamo, ok, prendiamo la bomba. Ok, perfetto. Mi serve un'arma, ragazzi. Aia. Via. Datemi un'arma. Perfetto, sono riuscito a mandarvi un giocatore, tra virgolette. Ci sono degli attacchi che... Aia! Degli attacchi che non capisco. C'è il biondino lì che è straforte, ragazzi. Aia! È veramente difficile, ragazzi. Morite tutti. Mi serve... Ok, usufruiamo di questo affare. Proviamolo. Un attimo... No. No, per fare... Vabbè, comunque sia. Siamo praticamente in seconda posizione, è un casino cercare di... Ok, mi è arrivata la katana, fantastico, con questa me la cavo abbastanza. Boom, che colpo, ragazzi, fantastico. Riproviamo. Appena si avvicina qualcuno. No, torna su. Allora, ci sono per esempio i tastini Z, X e C. Servono per colpire. Oh, ragazzi, che colpo. 4-4, ragazzi, siamo in spareggio con il robottino qua. Questo... Allora, cerchiamo di...
Anche l'alieno è forte, ragazzi. L'alieno c'ha le pistole, è molto forte, è velocissimo. Bam, che colpo, ragazzi. Via pure tu. Muori. Muori tantissimo. Muori di tutti, oddio. Che casino, ragazzi, però è divertentissimo. È veramente divertentissimo. Ok, non ho più la spada, devo riprendere la spada. Ragazzi, questo personaggio mi piace tantissimo. Aia, aia. Oh, si è vendicato l'alieno. Si è vendicato. Bomba, perfetto. Bam. Ok, vado. Questo, no, 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 no. Questo mi serve. Questo mi serve. Tra l'altro ho fatto una cosa che non volevo fare, ma meno male. Ok, la spada, ecco la spada. Mi è arrivata la lancia, ragazzi, la lancia. Oh, ragazzi, sono a 7, sto vincendo, 7 punti, almeno. Io, boom, fantastico. Peccato che non è morto. No. Ok. Grandissimo colpo. No, 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 no. Mi stanno facendo malissimo, malissimo. Mi hanno fatto malissimo. Mi hanno fatto malissimo. Infatti, si vede, ragazzi, quando vi buttano fuori. Per esempio, io prima ero a 7. Ci calano i punti. Comunque sia, abbiamo vinto, ragazzi. Abbiamo vinto. Fantastico. Fantastico, ragazzi, abbiamo vinto. Ovviamente contro l'intelligenza artificiale, insomma, non è molto difficile. Però in sé il gioco è veramente, veramente fantastico. Ditemi se fare altri gameplay, se giocare magari online. I server sono abbastanza intasati perché effettivamente essendo una beta e essendo comunque sia non aperta a tutti è abbastanza difficile trovare giocatori disponibili, però insomma scrivetemi qui sotto nei commenti se volete altri gameplay, magari ci scegliamo un altro personaggio, anche questo per esempio mi piace tantissimo, è quello un pochino più forte per riguardo all'attacco. Va bene ragazzi, io vi rimando al prossimo video, mi raccomando se me lo merito lasciatemi un piccolo like e se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi. Quindi da WAD è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao ciao!